Attenti a quei due con Lidano e Francesco. Oggi affrontiamo un argomento importante. Roma, Latina, Frosinone. È una domanda a quiz. Cosa hanno in comune? Il burino. No, no, il burino. Che c'è? Vedi, tu vuoi da raccordo sul burino? Ma no, ma è un termine desueto, ormai non si usa più e non capisco ancora perché tu, che vieni dalla montagna, continui con orgoglio, grandissimo, io sono un burino proprio docca ad usare questo termine che veramente non è assolutamente... L'alternativa è essere romano, non di essere burino. No, cioè, però burino dall'etimologia vuol dire burro. Che fa il burro? Che fa il burro? Che fa il burro? Ma tu il burro non lo sai fare, tutto al più facili l'olio e il vino. No, io facevo i carciofi. Allora, qual i carciofi e il grano duro. Sì, ma qual è la cosa che unisce queste tre città? Adesso mi vuoi impelagare in una storia inquietante, perché tu sei apparentemente buono, ma sei l'istigatore della mia perfidia. Assolutamente no, è una domanda... Sono tutte e tre città impicciate negli stadi, solo che una, Roma, il stadio non è ancora fatto. Roma non è impicciata nello stadio. Primo, a Roma li hanno arrestati ancora, lo stadio non ci sta proprio, non è neanche nella mente di Giove. A Latina non riescono a fare neanche una tribuna e già le vicende giudiziarie sono note. A Frosinone c'hanno lo stadio. Ed è andata anche in Serie A. Qualche domanda ce la dobbiamo, con onore e merito non lo so, non mi interessa di questione delle serie minori. Perché tu non sei come no, sei. No, io cerco solo la Juventus. Sì, va bene. Non mi interessa proprio le serie minori, non mi interessa. Però andrai a vedere Frosinone Juventus. Nelle partite di allenamento non le seguo. Io vado a vedere soltanto quando giochiamo Real Madrid, Barcellona. Va bene. Se perdi, però vedi giocare. Senti, ma invece per quanto riguarda i teatri? Allora, il problema è questo, che naturalmente a Latina si sono inveriti per la vicenda del e sono un po' invidiosi che il Frosinone sta in Serie A e naturalmente come si fa in questi casi danno la colpa ai meriti al caso, quindi loro hanno stirpe, come se stirpe fosse uscito fuori partorito dal cervello di Giove improvvisamente. Stirpe sarà l'imprenditore di un tessuto imprenditoriale che è quello di Frosinone, una città che ha una storia che è coesa. I tifosi del Frosinone ha non dato sono i Natali a tante persone non illustri. Solo, ma Frosinone, gli abitanti della provincia di Frosinone riconoscono la leadership di Frosinone e vanno a tifare per il Frosinone. A Latina, passato Borgofaili, non la conosce nessuno. Guarda che di nascosto molti anche di Latina sono andati a fare il tifo per il Frosinone. Lo so, insomma. Te lo dico io, fidati, molti sono andati. Perché ognuno tifa quel che vuole. Ma la cosa fondamentale è che noi continuiamo... Ho visto anche te che ti eri incappucciato ed eri andato a vedere la partita del tifo Frosinone, come non tifo Latina, io sono una persona onesta intellettualmente. Se ci sta la vissezza e fa qualche cosa, tiferò per la serie. Senti, in questo ragionamento che tu stai facendo, stai incentivando gli imprenditori sono imprenditori, gli stirpe a Latina non ci sono. Il problema, il nodo di questa storia, che a Latina non capiscono, è che in sé la cosa significa poco o significa tanto. La cosa fondamentale è che non c'è un tessuto imprenditoriale, non c'è un'idea identitaria, non c'è la capacità di Latina di essere capitale. Latina è troppo chiusa in se stessa. Se non si apre almeno al suo hinterland, non ne fa di strada. Latina dovrebbe essere riferimento di Aprilia, di Cisterna, di Sabaudia. Ma non sarà che Latina... Sempre sono 300.000 abitanti. Lo so. Non sarà che Latina dipende troppo da Roma, mentre invece Frosinone si è resa autonoma e probabilmente è Roma che quando deve concretizzare qualcosa chiede a Frosinone... Allora, Frosinone sono diventati cittadini, hanno conquistato l'autonomia provinciale perché c'è stato un movimento culturale che ha portato... Io naturalmente parlo da un punto di vista politico, siamo troppo dipendenti da Roma. No, dico, la sociologia ha trovato la sua indipendenza, la sua identità con un movimento nato al suo interno. A Latina gliel'hanno concessa dall'alto, noi dipendiamo da Roma, arriva il romano di turno e noi diventiamo ossequiosi a Roma. Secondo te, no, onestamente, saremo in grado un giorno di diventare autonomi dal punto di vista politico? Se nascerà una borghesia seria.
cioè un sistema relazionale di persone, di imprenditori, di commercianti, di professionisti che riescono a trovare un collante, un idem sentire, nonostante le differenze di scontro, forse non si scontrano tra di loro, sono anche guerre tra famiglie, però c'è una linea di fondo, amano il posto in cui vivono. Da noi tutti quanti usiamo il posto in cui viviamo, ma in pochi lo amano. Speriamo. E molti non lo conoscono, per esempio la storia non inizia nel 32, è molto più lunga, è molto più complessa, dobbiamo fare i conti con la nostra storia, ma seriamente, non per sottrazione ma per aggiunta. Alla prossima volta.